impatta nei confronti di queste tematiche che hanno un forte peso di carattere esistenziale e sociale, dal suo punto di vista naturalmente di artista, nel senso che all'arte non è chiesto di fare una riflessione generale, ma di fare una riflessione poietica, no? Cioè, quale posizione mette in campo, a parte che noi l'abbiamo sotto gli occhi, Sì, naturalmente. no, che cosa, cioè, impatta, cosa intendi? Spiegami meglio che non ho capito, l'aspetto Come la dell'impatto. riflessione artistica può porsi nei confronti di questo pensiero dominante che tende a nascondere? Che cosa può fare? L'arte deve essere provocazione, per esempio. L'arte, attraverso invece l'espressione della bellezza, solo la bellezza ci potrà salvare? Oppure l'arte ha un compito quasi di scandalizzare per cercare di smuovere una situazione che sembra un po'... Guarda, cioè, entriamo dentro un discorso difficilissimo, cioè difficilissimo perché cioè, in qualche modo questo discorso si porta con sé l'andare a circoscrivere o a porre, diciamo, limite e confine, no? A che cosa è l'arte, no? Quindi il discorso ed è un discorso dibattuto già da insomma, tempi Non immemorabili, era, no? cioè naturalmente non era questo che ti chiedevo. E ovviamente, no? Quindi io quello che posso, diciamo, su cui posso riflettere, cioè, è quello che può essere per me, no? E quello che può essere per me in questo momento. Che non è la stessa cosa che è l'essere per me preso 5 anni fa, 10 anni fa, no? Cioè, perché anche proprio nel fare, no? Nell'esercizio del fare arte, come io credo nell'esercitare il pensiero, no? Siamo dentro la mutevolezza, no? Quindi, anche nei confronti di se stessi, le cose, i pensieri cambiano, le consapevolezze cambiano, le emergenze cambiano. Ecco, io è la mia riflessione ed è il mio quello, cioè come mi sto approcciando, mi sono approcciato negli ultimi anni. Io sento delle emergenze, cioè sento le emergenze. Questo progetto, questo lavoro, questo svolgimento del rischio nasce in questo modo, nasce da un'emergenza. E io credo che questa emergenza non sia solamente qualcosa che riguarda l'arte, no? Io credo che sia proprio un'emergenza che riguarda il pensiero in sé. Io credo che in questo momento storico, che stiamo vivendo forse in tutti i momenti, però noi abbiamo sotto gli occhi questo e su questo noi ci stiamo confrontando, perché questo momento storico è quello che determina la nostra vita. A me sembra di vedere, ed è la testimonianza che io porto attraverso il lavoro del rischio, appunto un rischio. Un rischio, ma questo rischio non solo io lo osservo, no? Come ho già avuto modo di dire, no? Cioè, per me questa condizione di rischio è qualcosa che io sento, cioè che io percepisco internamente alla mia vita, cioè è un qualcosa che prende la dimensione del sentire, non qualcosa che è una pura osservazione così astratta, no? Questo rischio ha a che fare col pensiero. E io credo che sia necessario, io credo che siamo chiamati tutti a
a riprendere, a ridare spazio a una delle attività fondanti, il pensiero stesso, a mio avviso, e credo non solo mio, che è quella del domandare. Cioè noi siamo tutti chiamati all'attività del domandare, che si collega, a mio avviso, a quello che diceva Francesca questa sera, no? Cioè, prima del giudizio, no? Cioè, prima del giudicare, no? Questo aspetto dello... Che cosa significa osservare le cose? Che significa essere presso le cose, essere con le cose, essere con gli altri, essere in quanto identità che per natura identitaria è sempre nella mutevole reciprocità con l'altro, no? Che cosa significa? Cioè, noi, perché ci sono tante domande che, a cui siamo abituati a diciamo, e siamo abituati a semplificare, no? Siamo abituati a semplificare. Io credo che tanti aspetti noi possiamo trovarli dentro noi stessi, dentro, cioè, che vuol dire? Nella presenza noi stessi. Quello che siamo chiamati in questo momento particolarmente, ad essere presenti a noi stessi. E quello che appunto io vedo come rischio è questa assenza da noi, no? Questo, il fare arte io credo che per quanto mi riguarda è cercare di esercitare questa presenza, è cercare di avere sempre questo pensiero domandante, è cercare di sottrarsi da una precomprensione limitante delle cose, no? Cioè questo è un'idea sempre di, cioè di che diventa ma anche rispetto al proprio lavoro, che diventa l'autocitazione, no? Che diventa porsi sempre nella condizione di un pregiudizio. Come abbiamo visto, il giudizio è dopo, non è un pregiudizio, no? Come la comprensione è dopo, la precomprensione ci limita la comprensione, perché in qualche modo noi abbiamo già strutturato per altri versi, no? Per altre forme il nostro percorso di pensiero. Quindi per me l'arte è questo a cui si deve rivolgere al pensiero, e in questo momento specifico, in questo momento specifico di oblio di tante cose che sono fondanti il nostro essere stesso, io credo che l'arte sia uno strumento potente, sarà una mia illusione, lasciatemela, che sia uno strumento potente per contribuire insieme ad altre, no? Forme, no? Insieme ad altre forme, e in questo, per esempio, questa alleanza tra arte e filosofia, no? Che è nata, e quindi contribuire a mantenerci vicino, no? Alle cose fondanti, non so come dire, cioè, io credo che in questo momento l'arte deve andare, entrare dentro a cercare le domande, no? Non tanto le risposte, le domande, sono le domande sono importanti, non sono le risposte. Perché le risposte sono spesso le risposte sono
fuorviante, sono fondazioni che ci ingabbiano dentro una illusione di comprensione, no? Ma è la domanda che è importante, perché noi siamo esseri significanti, e nel nostro essere significanti la domanda assume un ruolo fondamentale. Grazie Franco, volevo concludere, a meno che... No, prego. Non faccio uno spot per questa vicenda, siccome sono stati scritti fiumi di parole su questa vicenda, noi diciamo, abbiamo anche pubblicato due libri, uno prima dell'epilogo della vicenda di Eluana, che si chiama Eluana, la libertà, la vita, che è dedicata alla madre, perché la madre viveva in simbiosi con la figlia, e l'ho sempre detto con tutto rispetto delle suore che hanno avuto cura dell'Eluana, che io l'ho fatta nascere anche in quella struttura, perché so che in quella struttura sapevano aver cura delle persone in quelle condizioni, ma l'unica vera, grande, autentica espressione d'amore dell'Eluana è stata la madre, che vive in simbiosi ed è morta anche con lei, nel senso non materiale, ma veramente la devastazione che ha avuto è stata inaudita, perché la tragedia è già cominciata un anno dopo con un cancro che poi ha avuto tutte quelle evoluzioni che ha avuto. E quindi questo è dedicato alla madre. L'altro, che parlavamo dell'arte, anche se cimentato anche un artista, un regista che il mondo intero ci invidia, Bellocchio, che è stato, cioè questa vicenda l'ha colpita prima come uomo, ma poi anche come regista, e ha voluto affrontare anche lui il tema universale della vita e della morte con il film Bella Addormentata. E dopo, perché questo libro era già uscito un anno dopo, nell'89, nel 2009 voglio dire, l'altro uscito, che è intitolato appunto La vita senza limiti. Io l'ho sempre definita, e ho voluto questo titolo, quello che crea la medicina suo malgrado. Questo io l'ho definito La vita senza limiti, e questo è dedicato alla magistratura, come vi ho già detto, perché il potere che abbiamo noi cittadini qualunque di cambiare le cose, questa vicenda lo dimostra, perché la magistratura in questo caso non si è dimostrata serva di nessun potere col cittadino qualunque, sebbene tutti dicevano che in Italia, diciamo, un consenso a riprendere il processo del morire, perché in fondo era stato interrotto il processo del morire, veniva ripreso il processo del morire, tutta la vicenda è raccolta qui, ma nel contesto italiano questo non avrebbe mai potuto esistere, che la magistratura autorizzasse la ripresa del processo del morire, e quindi è dedicato a loro, perché come vi ho già detto, persino col cittadino qualunque non si sono dimostrati servi di nessun potere, e avete visto quanto voleva esercitare il potere la classe politica, e soprattutto diciamo, il conflitto dentro l'istituzione che avevano creato, sollevando delle cose che non dovevano sollevare. Io non prendo nessun provento, ma io dico sempre, dovete leggere chi ha vissuto sulla propria pelle questo e tutti quello che hanno scritto contro questo, per farvi un'idea. Fa parte sempre e solo del vostro approfondimento, se ne avete interesse, perché siete liberi di scegliere, come lo slogan, cioè come diciamo il nucleo dell'associazione per Eluana, liberi di scegliere. Ricordiamoci sempre che l'applauso è per Eluana, sia chiaro. Ok, prego. Io ringrazio il signor Englaro perché credo che ci abbia dato una dimostrazione di grande coraggio, di grande civiltà soprattutto, un grande insegnamento. Io credo, ho sempre vissuto questa, ho sempre seguito questa vicenda, insomma, un po' per i temi che mi appassionano, ma soprattutto per come si è posto, per quello che ci ha veramente insegnato in questa esperienza. Purtroppo credo che nella nostra società occorra sempre che ci sia qualcuno che, vivendo una situazione particolare, diventa un po', come dire, colui che si fa paladino di una, cioè di una difesa di un diritto, ecco, perché e lui si è preso questo incarico, si è preso questa responsabilità enorme, questo peso enorme, perché è stata sicuramente una battaglia difficile, ma io credo che abbia potuto anche, spero che abbia potuto anche sentire intorno a sé
come dire, l'appoggio, il sostegno anche di tante persone, forse molto comuni, però che in qualche modo poi hanno condiviso questo suo impegno, questa sua battaglia. Io credo che oggi, ecco, la filosofia è molto bella, quello che abbiamo bisogno anche di riflettere su tanti aspetti che sono legati alla morte, alla vita. Io credo però che quel tema sia quel tema dei diritti, di affermare il diritto di scelta, il dappertutto e ovunque, perché in questa società ci deve stare tutto, ci deve stare chi la pensa in un modo, chi ha una filosofia di vita, chi ha una filosofia di vita diversa. La scelta per chi vuole avere, come dire, il diritto alle cure estreme e chi invece non ha il diritto, che non le vuole, chi vuole invece fa una scelta diversa. È questo che ci viene impedito in questo momento, di poter scegliere. E noi credo che dobbiamo impegnarci tutti quanti a, indipendentemente da come la pensiamo, dal nostro credo religioso, perché questo purtroppo influenza molto, dobbiamo avere davvero, pretendere e difendere questo diritto di scelta. Ci deve essere posto per tutti, senza pregiudizio, senza, soprattutto senza, come diceva la dottoressa, anche giudicare, perché non si deve giudicare la scelta di nessuno. E se i temi sono tanti, i temi dell'etica legati poi soprattutto all'aspetto sanitario, sono infiniti, pensiamo appunto al tema del diritto di cura, il diritto dell'eutanasia, al diritto appunto di non avere l'accanimento terapeutico, al diritto dell'aderazione, al dono degli organi, cioè è un tema vastissimo, dove però l'argomento base è sempre quello, la difesa del diritto. Tutti devono trovare nella nostra società questa possibilità, poi dopo ognuno la penserà come vuole. E l'unica cosa, sempre qui, se non voglio dilungarmi, un pochino dissento dalla premessa che ha fatto la dottoressa, le persone secondo me hanno grande difficoltà, hanno una grande, anzi, hanno una scarsa conoscenza, cioè noi approcciamo dei temi molto complicati, che sono quelli anche della nostra salute, funzione del nostro corpo umano, come funziona anche il nostro corpo, cioè tantissimi ancora, voglio dire, credono che il cuore sia molto più importante del cervello, termine importanza, io quando dico importanza ovviamente faccio riferimento alla vitalità, alla vita, alla sopravvivenza, non al valore che è affettivo o comunque che si dà al cuore, chiaramente. Allora, la conoscenza credo che sia un fortissimo elemento per scegliere, per darti la libertà e l'opportunità di scegliere. Le persone che hanno fatto la fila, forse in questi mesi, per venire a vedere questa mostra che è Body World, a mio avviso, forse hanno fatto un percorso che li ha portati a conoscere di più e meglio come funziona un corpo e forse anche a riflettere meglio di più su quello che possiamo fare con questo corpo e sulle scelte che possiamo fare anche in relazione alla morte. Io l'ho vissuta molto così, questa mostra, è stata discussa, contestata, ha avuto un sacco di problemi anche questa mostra quando è approdata a Bologna, ma come è approdata in altre città, Roma, Milano prima, Napoli e non ricordo le altre. E proprio perché è stata vissuta come anche questa un affronto, no, a certi argomenti, a certi tabù. In realtà non credo, io l'ho vissuta in maniera diversa e trovo che anche questo sia un percorso di conoscenza che ci aiuta ad essere più liberi, ad essere anche più, a fare queste scelte. Grazie innanzitutto per almeno due motivi. Innanzitutto perché ha detto delle cose importanti che io sposo: la centralità del diritto in uno stato di diritto. Io ricordo un'espressione usata dal professor Rodotà in un altro contesto quando disse: temo il diritto, non vorrei mai vivere in uno stato che abbia leggi che vadano verso il cuore piuttosto che leggi di diritto. Questa centralità del diritto è fondamentale, inderogabile. La filosofia del diritto è un corollario. Chi presenta la sua necessità, ma rimane pur sempre ad avvalorare la necessità del diritto. Diritto, in questo caso, anche di scegliere di sospendere i trattamenti sanitari, eccetera, eccetera, eccetera. Sposo appieno questa sua convinzione. La ringrazio anche perché lei testimonia una generosità nel valutare che tutte le persone che hanno preso parte all'esibizione del Body World l'abbiano vissuta come lei. Io voglio sperarci in questa cosa, autenticamente ci voglio sperare, perché se, come ogni forma d'arte, contiene un fine
di accrescimento, non solo conoscitivo, ma anche e soprattutto etico, perché noi siamo agenti e nel nostro fare